che ha vinto la gara, Tufik Ben Segur, che ha vinto la gara, ecco, prende la confezione dei dolci, bene, qui al ristoro finale. Siamo con Ben Segur della Erco Sport, che ha vinto questa gara, la 10ª edizione della Straborgio Marinese, con la presenza di oltre 1000 atleti. Secondo soprano, ecco, alla fine davvero è stata una gara molto competitiva, è vero oppure no? All'inizio, nel primo chilometro, c'era comunque competizione, vero? Sì, mi è andato prima come un po' veloce, per, sempre come prima, per lasciare i passaggi per loro, hai capito? Sì, ecco, alla fine dove c'è stata la svolta della gara? Alle 8 km. Alle 8 km già, capito, già andare bene. Quindi all'ottavo chilometro hai capito che tu potevi vincere la gara, insomma, no? Diciamo che le distanze sono state molto brevi al traguardo. È stata davvero una gara abbastanza difficile rispetto a quella di San Marzano in termini tecnici per quanto riguarda, diciamo, la lotta per vincere, insomma. Più tattico per da San Marzano questo. Più tattico praticamente. Ecco, volevo chiederle alla fine, Ben Segur, hai vinto un'altra volta, stai in forma giustamente? Stai in forma adesso perché manca lavoro, prima ci sarà troppo lavoro, adesso manca lavoro, già senti bene. Diciamo che sei più libero e quindi ti puoi allenare meglio. Meglio, sì, l'allenare meglio di prima, sì. Grazie a Ben Segur, vincitore della gara su oltre 1000 atleti qui alla 10ª edizione della Straborgio Marinese. Grazie. Abbiamo Giuseppe Soprano della Caivano Runners. Soprano, secondo Ben Segur, dice sì, se si lavora di meno si fa più allenamento e si vince, se si lavora di più, diciamo, si è più stressati, è vero questo o no? Soprattutto perché quando si gareggia bisogna prima allenarsi, se no non vieni preparato sulla gara. E diciamo che questa è stata una gara molto in salita, l'ho fatta in progressione, in poche parole. Alla fine è stata una bella gara, cosa ne pensa lei qui la 10ª edizione della Straborgio Marinese? Diciamo che ci mancano da 9 anni, però ogni volta che vengo su questa gara è sempre una bella... È bella da vedere, sia come percorso che come organizzazione. Il vicepresidente Alborino qui nelle immagini, ecco, della podistica frattese, un evento davvero eccellente. Alla fine, come società, vi sentite soddisfatti? Allora, innanzitutto volevo ringraziare gli organizzatori qui a Poggio Marino. La podistica frattese ancora una volta si è dimostrata all'altezza di questa competizione importantissima. Penso, ancora non ci sono risultati ufficiali, che siamo i primi. Quindi ringrazio gli organizzatori, ringrazio Telesport per questa intervista. Una buona domenica a tutti i telespettatori. Con l'Atletica 88 Acerra, come potete vedere alle immagini. Com'è stato alla fine il giudizio finale su questa gara qui a Poggio Marino? La gara è stata molto bella, entusiasmante, emozionante anche tecnicamente, perché al 7,5 km un ponticello ci ha dato quello sprint simpatico in salita. Ciliegina sulla torta, quella salita è stata la ciliegina sulla torta, complimenti. Ottima, ottima anche l'organizzazione, sia per quanto riguarda la parte tecnica che per il ristoro. Molto impegnativo il far coincidere il passaggio a livello, il passaggio del treno con la partenza della gara. Complimenti a tutti. Colgo l'occasione, dopo le vacanze natalizie, ci vediamo ad Acerra, organizziamo il 28° trofeo della Befana e aspettiamo tutti numerosi. In bocca al lupo e forza allo sport. Massaggi post gara, ecco, vedete, in questo momento si stanno effettuando i massaggi post gara. Siamo con il tecnico, come funziona? Dopo la gara praticamente facciamo massaggi dove andiamo a rilassare la muscolatura, diciamo, e quindi a dare un po' di sollievo a questi atleti che, diciamo, sono stati impegnati in questa gara e quindi stanno sotto sforzo a livello muscolare. Grazie. Gli atleti qui stanno giustamente dopo la gara mangiando qualcosa, la colazione, c'è il ristoro della colazione. Ecco, bene, com'è questa colazione qui a Poggio? È ottimo, ottimo, è buono. Dopo una gara abbiamo bisogno di un po' di dolce. Lei com'è? La seconda gara, bellissima gara, una bellissima. Dico, la colazione che sta mangiando. Buonissima, 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 grazie. Qui dell'Atletica Caivano che sta gustando la colazione. Com'è stata questa colazione? Buonissima, perfetta. Buongiorno, ecco, salve, alla fine ha vinto Ben Segur. Ha vinto Ben Segur, quindi cosa ne pensa lei? Soprano, secondo, era nelle aspettative, vero? Nell'attesa.
Ma io non, veramente da poco che corro non lo conosco la persona. Però dico, per lei, secondo lei, com'è andata questa gara? Benissimo. Ci spiega che ha vinto Soprano e non ha vinto la squadra nostra. Bene. Allora abbiamo qui altri atleti. Salve, buongiorno. Mi scusi, alla fine come è stato il percorso? Com'è stato il percorso? È stato abbastanza facile. Sì, andava bene. Mi scusi, come è stato il percorso? È stato un bel percorso, effettivamente controllato dal traffico, la partecipazione è stata massima, una bella gara, senza nessun problema. Ecco, ricordiamo che qui c'era anche il problema del passaggio a livello e quindi la gara è partita in coincidenza, quindi è stato superato pure questo problema, una gara ben organizzata. Sì, è stata una bellissima gara, siamo riusciti a passare liberamente sul passaggio a livello. Comunque auguro per l'anno prossimo che va tutto bene come oggi. Buongiorno, ecco, com'è stato il percorso per lei? No, è stato un bel percorso, era bello tranquillo, si stava bene. Per lei? No, per me ottimo, ottimo, anzi ho fatto pure il mio personale, quindi meglio di così non poteva essere. Grazie. Salve, qui siamo con la San Vitaliano Sporting, ecco. Cosa ne pensa lei di questo percorso? Com'è andato? Allora, sicuramente un percorso organizzato in maniera ottimale, ci siamo trovati benissimo, il tempo ci ha accompagnato, poi è stato tutto organizzato, complimenti allo staff, con un'organizzazione eccellente, nulla da dire, quindi ci vediamo per San Vitaliano per l'anno prossimo. Grazie. Come vedete qui c'è pasta e fagioli, come si può vincere dalle immagini, beh questa pasta e fagioli... Dopo 10 chilometri e tanti sacrifici e tanti sforzi è un ottimo pasto. Appunto la pasta e fagioli, carissimi utenti, si sta gustando la pasta e fagioli come si evince dalle immagini. Gli utenti, la pasta e fagioli, eccola, il tipo di pasta della Eden Marketing. Trafilata. Carissimi utenti, il premio gara, qui viene consegnato il premio gara. Come si può vincere dalle immagini? Vabbè, buongiorno, alla fine come è stato il percorso? Abbastanza bene, abbastanza bene. Grazie, grazie. Com'è andato per il percorso? Benissimo, complimenti per l'organizzazione. Qui c'è appunto il ristoro finale, come si evince dalle immagini. Si offre un pacco di, come si evince, di dolci per la ristorazione finale. Ben organizzato l'evento. Vedete l'impegno della Joy of Running che sta in questo momento distribuendo le confezioni dei dolci, vedete, alle atlete e agli atleti, come potete vincere dalle immagini. Siamo con l'associazione Dromos, com'è stata la gara per lei? La gara è stata molto bella, è la prima nostra partecipazione ufficiale a una gara come nuova società che è nata da sé. Come dicevo io, ho commentato le immagini, ci sono anche nuove società, la vostra società di dov'è? La nostra società è tra Capodichino e Casoria. Siamo una ventina di atleti, abbiamo tanta speranza di crescere, ci divertiamo, abbiamo atleti alla prima esperienza che hanno fatto degli ottimi tempi e quindi pensiamo di andare avanti così. Ecco, per lei che donna, com'è stata questa gara? Allora, è stata una bellissima esperienza e io ringrazio il presidente della nostra squadra, la Dromos. Siamo una squadra nuova, giovane, all'insegna dello sport e del divertimento. Per lei com'è andata? È stata la mia prima gara, sono contenta perché ho vinto anche. Sono al 21° posto, grazie al capitano della squadra. Signo corre di nuovo presente qui alla gara podistica come la scorsa gara a San Marzano. Cosa pensa di questa 10ª edizione della Straporgio Marinese? Bellissima, ottima organizzazione, come al solito, grandi atleti. E... Lei sta in questo momento gustando la colazione? La crostata al cioccolato, come questo? Un po' di zucchero, buonissima. Dopo 10 km, insomma, vero? Lei più o meno mi pare che è arrivata dai primi 100, giusto? Credo di sì. Complimenti.